Il sostenuto vento che soffia sul versante teatino spazza via i ricordi di un tempo quando Chiti e Giulianova fronteggiavano le blasonate compagini del calcio professionistico. Oggi le due abruzzesi, dopo aver sanato le disfunzioni societarie, ripartono dall'eccellenza regionale per tentare la risalita. Tifoserie organizzate, festanti e colorite, pronte ad esercitare il proprio ruolo, pubblico numeroso con la presenza di studenti e famiglie, grazie anche alla iniziativa Scuola Nero Verde, dirigenti ed addetti ai lavori che condividono impressioni, certezze e pronostici. Dopo un minuto di raccoglimento per condannare i recenti episodi di antisemitismo, il signor Di Nosse della sezione arbitrale di Nocera Inferiore dà l'avvio alla contesa. Si parte con il Chieti che guadagna la fase offensiva, al quinto con Lalli che si coordina per tentare di testa il colpo a rete. All'ottavo balistica apertura di Catalli verso Lalli che cerca di scavalcare l'estremo Orsini con lo stadio che si infiamma e grida al vantaggio neroverde. La squadra di Aielli gioca con efficace aggressività sorretta da ritmi intensi che mettono in difficoltà gli avversari come al quattordicesimo. A seguire, due minuti più tardi, apprensione in area dei padroni di casa. Errato rinvio di Cattenari ed il giallorosso di Paolo pregusta di infilare i teatini con una potente e precisa botta. Il Chieti è bravo ad allargare il gioco con maggiore velocità rispetto agli avversari, ma a volte pretende di entrare in area con palla al piede e così, pur se la manovra del gioco è convincente, la finalizzazione a rete ne risente. Il Giulianova non guarda, anzi, sorniona e pungente si fa sentire su calci piazzati, come al trentesimo quando Tozzi Borsoi nella mischia indirizza a rete. Miracolo della difesa neroverde in affanno e proteste dei teatini per un presunto contatto falloso. Gli ospiti tengono alta la concentrazione tattica ed il Chieti alterna cose buone ad errori che rivitalizzano i giuliesi, bravi in velocità a cercare varchi nelle retrovie dei padroni di casa. Al 39esimo su calcio d'angolo Catalli tenta la sorpresa. Poco dopo quello che non ti aspetti. Intervento estremo di Cattenari che nega il vantaggio agli ospiti che insistono sulla ribattuta, ma la porta teatina è stregata. Così come quella del Giulianova, repentino capovolgimento e Lalli sul finire del primo tempo prende in pieno la traversa. Nella ripresa al quarto contropiede fulmineo degli ospiti con la difesa teatina sguarnita. Di Paolo si invola, controlla, appoggia per creare la finalizzazione. Al fianco di Tozzi Borsoi c'è Lenart che capitalizza il vantaggio. La squadra di Aielli non subisce il contraccolpo ma non è altrettanto ispirata come nel primo tempo. La compagine di Piccioni è pungente quando verticalizza il gioco e al 17esimo sempre in contropiede può fare ancora male con Tozzi Borsoi che su tiro a volo trova il corpo di un avversario. Al 21esimo i padroni di casa tentano di girare la barriera ma la parabola di Catalli è alta. Allora al 26esimo Aielli conferisce più energia penetrativa con l'ingresso di Cioffi al posto di Capitoli. Latita la manovra offensiva del Chieti che al 33esimo si fa notare con un calcio di punizione seguito con attenzione dall'estremo Orsini. Vola qualche parola di troppo in campo e il signor Di Nosse rifila il rosso al nero verde Costantini in fase di riscaldamento. Al 37esimo il tenace Tozzi Borsoi, contrariato per le decisioni arbitrali, lascia il posto ad Aquino. Poco ancora c'è da vedere, se non un assembramento tra calciatori sugli sviluppi di una incursione di Cioffi. Volano proteste, parole, spintoni e cartellini rossi e gialli. E dopo 5 minuti di recupero, il Giulianova consegna la vittoria ai propri tifosi. Passione e cuore non si possono fermare anche in questa tradizionale sfida, dove tutti, attori e spettatori, dentro e fuori dal recinto di gioco, si sono impegnati nella ricerca del buonsenso. I giuliesi sugli scudi hanno interpretato in anticipo la festa di Halloween, rifilando un tattico scherzetto ai teatini, che indubbiamente hanno meritato il consolante dolcetto. Non siamo tanto orchestra, a volte siamo molto solisti, ci piace il possesso o palla, bisogna essere un po' più concreti. Ma sì, se la mettiamo su questo piano qua, sì, assolutamente, però
oggi chi ha visto la partita, noi abbiamo giocato a calcio per un tempo e mezzo e poi abbiamo preso gol, ci siamo, ecco, se devo trovare un difetto, ci siamo un po' disuniti, abbiamo perso un po' di distanze, loro facevano un po' di confusione. Però oggi abbiamo giocato contro la capolista e abbiamo dominato la partita, quindi non posso assolutamente rimproverare nulla alla squadra, perché veramente sono stati bravi a fare tutto quello che era possibile fare. Ma diciamo che si affrontavano due squadre per modi di giocare opposto, nel senso che loro privilegiano il possesso, rispecchiano fedelmente secondo me le direttive dell'allenatore, probabilmente si è costruita una squadra come la voleva, è una squadra che gioca molto bene, e non fa un possesso palla sterile, anzi va alla ricerca dello spazio per poi fare la giocata di importante, e hanno giocatori per fare quel tipo di giocata, quindi è una squadra che rispetto assolutamente, perché gioca veramente bene, gioca a calcio. Noi primo tempo siamo stati un po' più bassi, li abbiamo aspettati un pochettino, il secondo siamo riusciti a prenderli un po' più alti, e nel momento in cui abbiamo riconquistato palla avevamo meno campo da fare per fargli male, e in un paio di circostanze siamo stati bravi. Abbiamo creato più gioco, c'è qualche ragazzo che non si è espresso al massimo oggi, ma questo va dato merito anche agli avversari, che hanno fatto una partita molto attenta, molto ben organizzata. È chiaro che noi, quando abbiamo visto che insomma i nostri avversari erano molto ben organizzati, abbiamo provato a fare qualcosa in più con le individualità. Però nel calcio ci sta, quindi insomma non è, comunque dispiace, ma comunque bisogna guardare avanti anche con positività, perché poi uno non si deve assolutamente abbattere quando succedono queste cose. Dispiace più che altro il fatto che sono due risultati negativi consecutivi. Adesso il campionato riparte mercoledì, noi andremo a Montesilvano contro l'Acqua e Sapone, è chiaro che lì dovremo essere molto, molto svegli e determinati.